Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. In quel medesimo giorno, venuta la sera, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con Lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano sulla barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il mare e il vento gli obbediscono?» Nel Vangelo di Marco, l'episodio del difficile attraversamento del lago, sul quale si scatena una terribile tempesta di vento, ha una particolare intensità. Spicca, tanto per cominciare, il particolare del sonno di Gesù, che dorme su un cuscino che gli è stato ovviamente offerto dai discepoli premurosi. Sono loro, poi, quando le cose si mettono davvero male, a svegliare Gesù, che sorprendentemente continua a dormire. Questo sonno, così profondo, che fa da contrasto all'ansia e poi alla paura e poi al terrore dei discepoli, fa pensare al sonno di Gesù nel sepolcro. I discepoli non lo fanno salire sulla barca, ma lo prendono così com'era. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la morte di Gesù in croce, ormai abbandonati a se stessi, i discepoli accettano di portare con sé la memoria del Maestro, ma senza sperare che possa fare qualcosa per loro mentre il mondo impazzisce e la morte incombe. Ma ecco che il dormiente non deve essere lasciato dormire, va svegliato, va invocato, va coinvolto nei nostri drammi e nei nostri spaventi. Curiosamente i discepoli scuotono Gesù e, dopo che lo avevano sistemato comodo sulla barca, lo rimproverano: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Gesù risorto agisce immediatamente nella sua veste di Signore del cielo e della terra, calma il vento e placa la tempesta. Poi viene il suo turno di scuotere i discepoli e di svegliarli dal loro torpore. Pensavano di vivere la fede come un abbellimento della loro vita scontata, mentre la fede è il nostro rapporto con il Dio vivente. Gesù non ha bisogno di cuscini, cioè di onori, devozioni, titoli altisonanti, ma di compagni di viaggio che fanno conto che Lui faccia davvero parte dell'equipaggio, cioè che sia davvero il Dio con noi in tutta la sua forza. Alle prime luci, come la vita si affida al giorno, io mi affido alla tua tenerezza. Alle prime luci, entra nel mio cuore che ti attende, come un raggio di luce, come uno sguardo. Alle prime luci, rendimi fedele nel poco, per mantenermi oggi fedele nel molto. Alle prime luci, rimani al mio fianco, che non sia un giorno sterile, ma consumato. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
e la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata.